Presidente Carlo Roscini, oggi tutti i vertici federali sono qui presenti per quella che è la grande festa del ciclocross. Ah, devo dire veramente grazie a questi amici, a questi organizzatori, all'amico Pasquale De Palma, a Vito Di Tana, a tutti gli organizzatori per aver allestito veramente non soltanto un grande campione italiano ma una grande festa. Qui ci ha raccolto tutto il mondo del ciclocross, tutta l'attività fuori strada, il coronamento di un'attività intensa, importante, fatta nei vari comitati regionali, e devo dire che questo campionato italiano è veramente una grande, grande soddisfazione per tutti gli appassionati di ciclismo, per tutti gli appassionati di questa disciplina, di questa specialità. Veramente grande successo di pubblico, grande consenso all'aspetto tecnico organizzativo della manifestazione, che fa ben sperare per il futuro di questa attività. Ed è la volta del campionato italiano a pezzi di greco per la categoria donne esordienti, quindi atlete che nel 2015 hanno compiuto, compieranno 13 e 14 anni di età. Partenza per queste due gare, infatti sono divise la categoria esordienti primo e la categoria esordienti secondo anno. Grande attesa nella prova di oggi, Asia Zontone, dominatrice del Giro d'Italia di ciclocross, ma attenzione anche a Marina Guadagni degli Sportivi del Ponte, così come a Marina Laezza del team Eurobici, Alessandra Grillo della Cicli Fiorin e Beatrice Pozzobon del gruppo sportivo Mosole. Qui vediamo subito al comando Alessandra Grillo della Fiorin Cicli Fiorin, seguita da Beatrice Pozzobon. Le ragazze che vi ho menzionato fanno parte della categoria esordienti donne al secondo anno, mentre una prova apertissima, quella che ci attende nella prova riservata alle atlete del primo anno. Più indietro tutte le altre fino a questo momento, quindi non vediamo per il momento la dominatrice del Giro d'Italia di ciclocross, Asia Zonton, che è indietro. Eccola qua, per lei una giornata non facile, un percorso che non si addice particolarmente alla ragazza del team Buia e che quindi per il momento non si trova nella parte più avanzata della prova. Continuiamo a seguire il passaggio su questo suggestivo muro di circa 25 metri che sta impegnando le atlete. Ancora molto numeroso il gruppo, ricordiamo che stiamo seguendo la prova organizzata dalla AS di Narducci, il campionato italiano di ciclocross, e stiamo seguendo la prova riservata alla categoria esordienti donne primo e secondo anno. E adesso cambia leggermente la situazione al comando, perché la Pozzobon si è riportata sulla Grillo e adesso abbiamo questa situazione con Beatrice Pozzobon e Alessandra Grillo in testa. Attenzione, dietro c'è un'altra coppia subito alle spalle delle due atlete al comando. Vedete una gara velocissima con Beatrice Pozzobon e Alessandra Grillo nelle prime due posizioni. Sono al passaggio da questi suggestivi fossi naturali che rendono il percorso ancora più impegnativo, un percorso comunque veloce, battuto, che permette di fare ottime velocità. E la selezione c'è stata subito tra le atlete più importanti. Attenzione adesso, perché abbiamo visto l'attacco di Alessandra Grillo. Passa Marina Laezza in forte ritardo, la seguiamo nelle immagini che stiamo vedendo, mentre un problema meccanico per Arianna Corino, inquadrata adesso dalla nostra telecamera, è anche scivolata, come vedete ha un braccio sgraffiato, l'atleta con il dorsale numero 51, che adesso dovrà arrivare alla zona dei box, che non è neanche vicinissima da questa postazione dove si trovano adesso le ragazze. Sono nella zona dei fossi naturali, questi continui saliscendi in cui le atlete vanno a transitare su e giù da questo fosso che praticamente caratterizza la parte centrale del percorso. Continua intanto la bella prova di Alessandra Grillo del gruppo sportivo Cicli Fiorin in testa alla corsa, seguita da una sempre brava Beatrice Pozzobon, che è in seconda posizione. Qui vediamo anche la terza, Gaia Masetti della Fanton Cicli Paletti. In quarta posizione Marina Guadagnin della Sportivi del Ponte. Queste sono quindi le prime quattro posizioni della corsa riservata alla categoria esordienti secondo anno, esordienti donne al secondo anno. Quindi in testa Alessandra Grillo,
la vediamo inquadrata. Gruppo sportivo Cicli Fiorin a guidare la corsa in questo tratto in salita. Bella la prova della Grillo, ma la Pozzo Buon è lì a pochi metri. Beatrice Pozzo Buon, gruppo sportivo Mosole, così come sono molto vicine anche Gaia Masetti e Marina Guadagnin. Più indietro invece si trova in quinta posizione Marina Laezza, inquadrata adesso dalle nostre telecamere nel tratto in salita. E adesso con la divisa arancione e nera abbiamo intravisto per un attimo la prima atleta della categoria esordienti primo anno, Marta Zanga, team Bramati, seguita da un drappello di atlete che invece sono tutte al secondo anno. Quindi bella la prova della ragazza del team Bramati, Marta Zanga, che sta guidando la corsa della categoria esordienti primo anno, ma sta anche recuperando tante posizioni tra le atlete di un anno più grandi, quelle che fanno parte della categoria esordienti secondo anno. Cambia ancora leggermente la situazione, perché avevamo visto Alessandra Grillo guadagnare notevolmente nei confronti di Beatrice Pozzo Buon, che adesso si è riportata sulla Grillo. E adesso addirittura in questo tratto c'è il tentativo di affondo da parte di Beatrice Pozzo Buon ai danni di Alessandra Grillo. Vediamo se sono infatti cambiate le posizioni. Attenzione quindi, perché cambia decisamente la situazione adesso con il tentativo di allungo di Beatrice Pozzo Buon del gruppo sportivo Mosole, che prova a mettere in difficoltà Alessandra Grillo, che invece era stata in testa fino a questo momento e ad un certo punto aveva anche accumulato un margine che poteva sembrare di garanzia nei confronti della Pozzo Buon. Cambia quindi la situazione con la Pozzo Buon che si è portata al comando e adesso sta tentando in tutti i modi di staccare Alessandra Grillo del gruppo sportivo Cicli Fiorin. Noi nel frattempo stiamo continuando a seguire i passaggi delle atlete che vanno ad occupare le posizioni di rincalzo rispetto alle prime due ragazze, Alessandra Grillo e Beatrice Pozzo Buon, che si stanno giocando il titolo italiano per quanto riguarda la categoria esordienti donne al secondo anno. La ragazza invece che vedete adesso inquadrata è la leader della categoria esordienti primo anno. Ovviamente si tratta di Marta Zanga del team Bramati, che sta svolgendo davvero un'ottima prova in questa fase centrale di corsa ed ha davvero un bel vantaggio nei confronti delle sue coetanee. Attenzione che prova ad allungare Alessandra Grillo dopo che Pozzo Buon si era portata al comando. Adesso Grillo prova a fare la differenza e prova lei stessa ad attaccare ancora una volta Beatrice Pozzo Buon. Quindi rimane attardata l'atleta del gruppo sportivo Mosole, mentre la ragazza della Cicli Fiorin adesso si porta al comando. Alessandra Grillo, seconda posizione per Beatrice Pozzo Buon, che però nel tratto in salita avete visto come ha affiancato la Grillo, davvero una bella lotta. E poi in terza posizione invece Gaia Masetti della Fanton Cicli Paletti, che poi è seguita a distanza da Marina Guadagnin della Sportivi del Ponte. Quindi sono abbastanza definite le prime posizioni, sono queste quattro atlete, ma la lotta più attesa è quella tra Alessandra Grillo e Beatrice Pozzo Buon, che sono lì a pochi metri e si interfacciano in testa alla corsa continuamente, sempre in passaggio con le atlete. Dopo aver visto la prova di quindi Grillo, Pozzo Buon, Masetti e Guadagnin, vi ricordo che in quinta posizione assoluta è presente Marina Laezza, e seguita da questa atleta che vedete adesso inquadrata, che è Martina Zanga del team Bramati, che sta guidando la corsa della categoria donne esordienti al primo anno. Aspettiamo a questo punto l'epilogo, perché è imminente una bella lotta che ci ha appassionato per quanto riguarda la prova della categoria donne esordienti al secondo anno. Tutto il pubblico è pronto ad applaudire l'arrivo di Alessandra Grillo, la nuova campionessa d'Italia per quanto riguarda la categoria donne esordienti secondo anno. È riuscita quindi la Grillo a spuntarla su Beatrice Pozzo Buon, che comunque esulta. Terza posizione per Gaia Masetti, quarta giunge Marina Guadagnin, quinta Marina Laezza. A questo punto attendiamo anche l'epilogo della prova riservata alla categoria
donne esordienti al primo anno, dove in prima posizione giunge questa ragazza qua del team Bramati, Marta Zanga, che conquista la maglia tricolore davanti a Emma Faoro. Giada Borghesi, quarta posizione per Nicola Pesse, quinta è Iana Onesti. Ancora le immagini della campionessa d'Italia Alessandra Grillo tra le donne esordienti secondo anno, tra quelle del primo anno successo di Marta Zanga. Gara combattutissima, ci hai creduto fino alla fine, è arrivata questa splendida vittoria. Sì, non avevo, cioè, all'inizio non ci credevo chissà quanto, però poi mi sono trovata più o meno tra le prime e ci ho creduto fino in fondo. La maglia tricolore è un sogno che si realizza? Sì, è la seconda che prendo in tutta la stagione e sono felicissima. Una dedica per questa vittoria? Daniele Fiorin, che mi ha seguito per tutta la gara, e i miei genitori e mia nonna, che è morta da poco. Prima maglia tricolore è sempre un'emozione grandissima. Una bella emozione, è stata una gara molto dura perché fino alla fine la seconda non ha mollato e quando ha cambiato la bici ne ho approfittato e sono riuscita a vincere. Com'è stato il percorso? Un bel percorso, molto duro e abbastanza tecnico. Una dedica per questa vittoria? La dedico a Luca Bramati, il mio allenatore, al presidente del team e a tutto il team. California.